Onore alle armi alla Pro Livorno. È la prima, sul proprio campo dall'inizio della stagione, a imporre il pari ai rossoneri di mister Lazzini, che si fermano dunque a 9 successi consecutivi fuori casa. All'Armando Picchi, squadra, tifosi e giornalisti riassaporano per un giorno il gusto dei vecchi tempi. Si gioca in uno stadio vero, teatro di tante battaglie anche in Serie A, con i cugini Amaranto. Stavolta le tribune sono semideserte, le maglie bianco-verdi, quelle della Sorgenti Pro Livorno, e la categoria è l'Eccellenza Toscana. Lazzini schiera la squadra tipo con Tosto e Buccellato coppia centrale, Redomi e Aliboni a centrocampo, Costantin, Granito e Fedato in attacco. David Balleri, livornese doc alla sua prima esperienza in panchina, oppone un solido 4-3-1-2 con la temibile coppia d'attacco Tempini-D'Ambrosio e Ferretti a sostegno. Nel primo tempo il ritmo è blando, il taccuino rimane povero di annotazioni. Due, una per parte, le occasioni. Prima è Tempini, 17esimo, lanciato al millimetro da Ferretti, a presentarsi a tu per tu con Casapieri, bravo a scegliere il tempo dell'uscita e chiudere bene lo specchio. L'unico acuto dei rossoneri arriva al 21esimo, Fedato semina avversari sulla sinistra e dalla linea di fondo rimette al centro, Valletta calcia a colpo sicuro ma Sgariglia salva sulla linea a portiere battuto. Due minuti prima dell'intervallo De Vita è costretto a uscire per un risentimento muscolare, dentro Morandi. Nella ripresa Lazzini prova la carta Francesconi togliendo uno spento Costantin che dopo l'infortunio stenta a ritrovare la condizione. Poi si fa male Valletta, distorsione alla caviglia sinistra, al suo posto entra Petroni. Al nono Ferretti lascia i suoi in 10, commette un fallo inutile a centrocampo e si becca il secondo giallo. Ti aspetti il tracollo della Pro Livorno che invece non si scompone e 5 minuti dopo va addirittura vicina al vantaggio con una staffilata di D'Ambrosio che Casapieri intuisce e con un prodigioso colpo di reni toglie dall'incrocio. Nel finale i padroni di casa inevitabilmente calano e l'FC Lucca esprime le cose migliori. Marazzato si supera su Granito, poi a 5 minuti dalla fine un siluro di Aliboni passa vicino ai pali della porta. Finisce 0-0, non si può sempre vincere, i rossoneri del resto salgono a 51 a più 18 dalla seconda. Già entro marzo potrebbe calare il sipario sul campionato, più di così. È stata una partita aperta finché siamo stati in parità numerica, poi dopo che loro sono rimasti in 10 abbiamo preso un po' il predominio del campo, anche se non siamo riusciti, ci abbiamo messo poca cattiveria forse nel cercare questa vittoria. Poi insomma qualche problemino ce l'hai, hai dovuto cambiare De Vita, poi si è fatto male Valletta, Liboni sarà squalificato mercoledì. Sì, Costantin che sicuramente non è ancora al top della condizione, lo stesso Tosto che sta giocando e stringendo i denti ma avrebbe bisogno prima di una preparazione mirata e quindi qualcosina concediamo. Davi, giocare qui all'Armando Picchi per te personalmente, che insomma ci hai giocato ad alto livello, ma insomma a tutti i tuoi ragazzi ha dato motivazioni importanti. Oggi avete interrotto la serie positiva dell'FC Lucca che vinceva sempre in trasferta, quindi onore alla tua squadra. Ma ti ringrazio, è stata una bella partita su un bel campo contro una grande squadra come la Lucchese. Meritavamo qualcosa di più di quello come è andata, però penso che poi alla fine siamo tutti contenti perché abbiamo fatto una grande prestazione, una grande prova e mi auguro di poter continuare su questo passo, su questo livello.